Con il presidente dell'Avis di San Benedetto del Tronto, Marco Lorenzetti, qual è la situazione legata alle donazioni di sangue sul territorio? È recente la comunicazione, purtroppo, della Regione Marche e del Dipartimento che c'è una carenza di sangue, in particolare dello ARH negativo e quindi di conseguenza anche dello zero negativo. E con l'approssimarsi della stagione estiva invitiamo i donatori di sangue, ma anche i liberi cittadini, a prenotare, chiedere informazioni per poter dare un po' di se stessi in modo tale che tutta la sanità locale e della Regione Marche possa non avere conseguenze o avere dei problemi. Il nostro compito è di portare al centro trasfusionale di San Benedetto del Tronto tutti i giorni almeno 30 donatori in base al personale, e quindi avere tutti i giorni 30 donatori, specialmente d'estate, non è facile. Quindi un appello a tutti di un po' di solidarietà anche per gli altri. Ecco, un appello che è destinato ad avere un riscontro, dal momento che comunque la comunità territoriale, per quanto riguarda il Pigiano, per quanto riguarda San Benedetto, risponde sempre in maniera importante a questa tematica. Sì, anche questa settimana abbiamo tutta l'agenda piena di donatori, per la prossima la stiamo riempiendo con tanti donatori e volontari, anche i giovani che si vogliono iscrivere, fanno per la prima volta la visita, l'emocromo e l'elettrocardiogramma, quindi io sono sempre positivo su queste tematiche, sono certo che risponderemo prontamente al Dipartimento e alla Regione Marche.